Siamo al Computex Taipei 2016 al booth di Asus con l'Asus ZenBook Flip UX 560. È il secondo degli ZenBook Flip in assoluto a essere presentato sul mercato, quello nel formato da 15,6 pollici, il primo aveva un formato da 13 pollici. E devo dire con un certo orgoglio che, sebbene questo device sia stato presentato qui ufficialmente da Asus, su Notebook Italia era stato svelato con qualche giorno d'anticipo in anteprima assoluta. Quindi seguiteci se volete essere sempre informati sulle ultime novità in arrivo sul mercato. Ha un formato da 15,6 pollici, come ho detto, con schermo che in questo caso ha una risoluzione 4K Ultra HD da 3840x2160 pixel, ma sappiamo che ci sono anche delle versioni Full HD, semplicemente Full HD, è comunque un pannello touchscreen in ogni caso. In basso c'è una base in metallo con al centro questa tastiera completamente full size, con tasti con una buona corsa, finitura Silver Lining per la retroilluminazione, è una finitura che consente di avere una tastiera più brillante al buio rispetto a quella tradizionale nella quale la luce filtrava attraverso i tasti, un tastierino numerico dedicato, poi va incontro a chi deve spesso inserire delle cifre sul computer. In basso all'interno del palm rest c'è questo touchpad che, a giudicare dal feedback, dall'impressione al tocco, dovrebbe essere in vetro, con pulsanti di selezione annidati direttamente sotto la superficie sensibile. Il telaio è completamente realizzato in metallo con finitura per la cover posteriore spazzolata, ma non è la solita finitura a cerchi concentrici convergente verso il logo Asus tipica degli ZenBook, bensì una finitura spazzolata dritta molto più tradizionale, che ricorda quella degli Asus Serie N. Asus Serie N, notebook multimediali, coi quali lo ZenBook UX 560 ha più di qualche caratteristica in comune, come vedremo a breve. Il device ha uno spessore totale di soli 21,8 mm, una base di 38 cm, un'altezza di 25 cm, quindi dimensioni comunque abbastanza contenute per un device con un formato da 15,6 pollici. Per quanto riguarda le interfacce, vediamo che sul lato sinistro c'è il foro d'aggancio del lucchetto di sicurezza, un'uscita digitale per il subwoofer. Quindi c'è un subwoofer in bundle come proprio sulla serie N. Vi avevo detto c'erano diverse affinità fra questo ZenBook e i notebook multimediali Asus N. Poi c'è un lettore di schede SD, una porta USB full size, jack audio combo, frontalmente non c'è nulla e sul lato destro vediamo c'è il pulsante d'accensione, bilanciere del volume, due LED di indicazione, una porta USB Type-C 3.1, altre due porte USB full size, una HDMI out e il plug dell'alimentazione. Posteriormente c'è questa griglia per il sistema di raffreddamento, perché all'interno c'è una ventola necessaria in quanto monta componenti di buona potenza. Sul fondo non c'è nulla, è piatto. Notiamo però le griglie degli altoparlanti. Sempre posteriormente possiamo notare la cerniera completamente rinnovata, è la stessa cerniera dell'UX 360 con questa forma molto fluida che è stata ispirata alla gioielleria, di colore gold che sta molto bene con il colore brown del telaio, una cerniera comunque a 360 gradi che consente di ribaltare lo schermo all'indietro, come dicevo, per ottenere la modalità tablet. Asus chiama questa nuova cerniera Infinity Inge. Quindi ho detto c'è una ventola perché i componenti interni hanno buone prestazioni. Andiamoli a vedere aprendo le informazioni di sistema. C'è un processore Core i7 6500U in questo caso, ma sappiamo che supporta anche processori Core i5, sempre Skylake U a basso voltaggio, con 16 GB di memoria e poi c'è uno storage fino a massimo di 2 TB su drive magnetico tradizionale o fino a massimo di 512 GB su SSD M.2, però interfacciato SATA, non è la soluzione più veloce con interfaccia PCI Express. In alto non bisogna dimenticare che c'è la possibilità di avere una camera IR a infrarossi per fare il login tramite il riconoscimento del volto con Windows Hello senza dover inserire nessuna password, quindi un login molto più immediato e veloce. Non manca il Wi-Fi AC, il Bluetooth
4.0, 4.1 a seconda dei modelli, e una batteria da 52 wattora che dovrebbe consentire di avere una buona autonomia. Asus ZenBook Flip UX 560 sarà presto disponibile in commercio, perché l'abbiamo già trovato sugli store, con prezzi a partire da 1.500 euro a salire in base alle configurazioni.